Amici, ma soprattutto nemici bianconeri. Buonasera, buonasera. Milan-Inter 3-2. Spettacolo a San Siro. Non posso togliere l'inquadratura da questo cartello, perché deve essere fisso, impresso ormai dappertutto. Lo voglio dappertutto, lo voglio. Lo voglio dappertutto. Spettacolo, dicevo a San Siro, spettacolo. Dopo aver visto la Juventus un po' di sano calcio, un po' di calcio veramente giocato con passione, con ardore, con spirito di sacrificio, con occasioni, con miracoli, soprattutto di Magic Mike del Milan, che veramente ha fatto delle parate eccezionali sul 3-2. Ci voleva per prendere un po' di aria, per riprendere un po' di fiato, per riprendere veramente e far pace col calcio. Dopo l'indecenza vista alle 15 fino alle 17. Il Milan, la partita la possiamo esaminare in tre tronconi. Equilibrata prima del gol dell'Inter. Segna l'Inter e l'Inter si spegne e parte furente il Milan, furente veramente, furente, furente che riesce a pareggiare. Nel secondo tempo riesce anche a raddoppiare e a triplicare con questo gol di Giroud in aria lasciato solo e poi questa azione personale di Leao fantastica che si beve praticamente tutta la difesa e riesce a siglare il 3-1. Difesa dell'Inter che in due partite con la Lazio e con il Milan becca 6 gol, quindi difesa da registrare. Dopodiché, dopo del 3-1, il Milan diciamo che si ha un attimo di pausa, oppure è lì, bisogna vedere dove sta la verità. L'Inter si getta in avanti con veemenza, riesce ad accorciare le distanze con Dzeko. E poi Magic Mike, come vi dicevo prima in apertura, riesce a parare tiri, soprattutto quello di Calhanoglu, con una parata con la mano di richiamo veramente, veramente pazzesco. Ottimo il portiere del Milan, veramente, grande, grande, grande portiere. Ma c'è l'intensità, c'è i movimenti giusti, c'è tutto quello che concerne una squadra di calcio. Il Milan, ripeto, con Maldini sta organizzando, sta con i giovani, sta organizzando il futuro, sta vincendo e sta vincendo, ha vinto lo scudetto, sta facendo bel calcio. Quindi, che cosa bisogna dire? Non bisogna dire nulla, bisogna semplicemente applaudire. Ma ripeto, l'Inter si è battuta fino alla fine. Però, secondo me, la difesa a questo punto va un po' messa in registro, diciamo in danger, diciamo in pericolo questa difesa, va resettata, ecco, scusate, non mi veniva il termine. Ma quello deve andare via. Quello è l'anticalcio, soprattutto il post partita deve essere censurato, non bisogna farlo vedere ai ragazzini che vogliono approcciare al calcio, perché se sentono le parole di Allegri, veramente il calcio diventa una cosa squallida. Quindi non le fate sentire certe cose ai ragazzi che si vogliono approcciare con il calcio, oppure a chi vuole intraprendere un allenatore, una carriera di allenatore. Quello è il diktat. Se ci fosse una società seria, già l'avrebbe fatto. Perché quello che si è materializzato oggi a Firenze è vergognoso. Comunque Milan-Inter, applausi, veramente, ve lo dico con il cuore, ho fatto veramente pace con il calcio subito e adesso mi vado a vedere Lazio-Napoli e sarà sicuramente un'altra bella partita. Ma se ci incazzate, fino alla fine forza Juve.